Ciao, oggi siamo davanti a un muretto e vorrei parlarvi dei ragnetti rossi. I ragnetti rossi, che non sono questi con questa grandezza, ma li abbiamo disegnati per far vedere come sono fatti, e hanno quattro zampe da un lato e quattro da un altro. Sono appunto acari, un po' come le zecche, parenti delle zecche, parenti appunto dei ragni. Sono degli aracnidi e come i ragni hanno quattro zampe, quattro paia di zampe. Allora, osserviamoli qui sul muretto. Allora, dove indico con la matita ne seguo uno, ma appena ne vediamo uno, in generale su un muro ne vediamo tantissimi. Allora, i ragnetti rossi, o meglio, questi acari, che si chiamano Balaustium murorum, in particolare questa specie, sono eccezionali perché ci possono veramente garantire che la primavera è iniziata, perché vengono fuori alla nostra vista, quindi sui muri esposti al sole, sulle pareti esposte al sole, davanzali, soltanto quando la temperatura raggiunge i 20 gradi centigradi. E quando supera i 25 gradi centigradi più o meno, cioè avviene l'estate e quindi i muri diventano molto caldi, si nascondono alla nostra vista. Quindi gradiscono soltanto una temperatura che oscilla tra i 20 e i 25 gradi. E la cosa particolare, assolutamente importantissima, vedete qua, questa è una cacca, sono delle feci di uccello. E perché ve la indico? Perché gli acari, in particolare questi acari, questi Balaustrum murorum, questi ragnetti rossi, mangiano, si nutrono di feci, in particolare di feci di uccello, di resti di animali. Sono dei decompositori, sempre li andiamo a finire. Spesso questi decompositori, come dire, gli diamo un volto. Quindi loro si nutrono di resti organici, che se no, come dico ai bimbi quando schiacciano questi poveri piccolini ragnetti, diciamo, perché è divertente che poi sul dito si ritrova un puntino rosso, come se ci fossimo fatti male. Questi ragnetti sono importanti perché senza di loro saremmo pieni di feci, di resti organici. Invece loro sono degli ottimi pulitori, quindi assolutamente, come dire, innocui, ma soprattutto assolutamente utili per pulire da resti organici i nostri balconi, i nostri davanzali. Quindi fate così. Vi invito in questi giorni aprire la finestra e guardare sul davanzale se ci sono questi acari, questi acari rossi. E osserverete che hanno veramente un mondo, sono un po' più grandi, alcuni più piccolini, perché una volta che escono dall'uovo diventano gradualmente sempre più grandi con la famosa muta. Va bene, vi saluto. Ciao!